Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi devo proprio rispondere a una domanda che mi ha fatto un po' troppo tempo fa Roberto, nostro amico Roberto, che mi ha quasi pregato di fare un tutorial sul brano Siamo solo noi di Vasco, o meglio sulla linea di basso storica del Gallo, Claudio Golinelli, bassista storico di Vasco Rossi, e io ho sempre un po' rimandato questo momento perché onestamente mi piace anche essere onesto, come quando mi chiedono mi dai lezioni di slap, per esempio, e dico guarda c'è Tizio che è 100.000 volte meglio di me, e lo stesso faccio con Roberto dicendo che innanzitutto ho trovato su YouTube proprio il Gallo, ripeto, Claudio Golinelli detto il Gallo da sempre, che fa vedere proprio in un video intervista, mi sembra, comunque un video didattico, come è nata questa linea, come la suona. Diciamo che la suona, io ho ascoltato un po' di versioni, anche se non sono un acculturato così di Vasco, però sono messo lì e ho ascoltato anche perché è un pezzo veramente molto bello questo. È una di quelle linee di basso che, pur essendo un genere che è un po' lontano dai miei gusti, riconosco che la linea di basso è favolosa, è storica, cantabile, cantabilissima, tant'è che scusate, nei live, agli stadi, quando lui partiva con questa linea, quando parte, insomma, con questa linea, tutti col coro la cantano proprio. Quindi è geniale. Tanto di cappello al Gallo che, ripeto, io non sono molto, no, non l'ho mai, diciamo, approfondito questo personaggio, tra l'altro molto simpatico, e è un grande bassista. Non l'ho mai approfondito perché, ripeto, non sono proprio un fan sfegatato di Vasco, anche se, come sempre, io riconosco i meriti di un artista che fa musica da 50, 40 anni, quant'è, e che comunque riempie gli stadi e vende milioni di dischi, quindi mi inchino, semplicemente diciamo che tendo ad ascoltare altre robe, ecco, però non mi sentirei mai in diritto e diciamo in grado di poter criticare artisti del genere. Tra l'altro, ripeto, della discografia che conosco di Vasco, questo forse è il brano insieme a Sally che mi piace di più. Comunque, allora, veniamo al punto. Volevo dire un'altra cosa. Diciamo, andrei anche contro il mio interesse, però c'è un tutorial di una persona che conosco, un amico, un collega bassista. Spero di poter fare il suo nome tranquillamente, senza problemi. Comunque, prima di pubblicare questa parte, glielo chiederò. Si chiama Marco Sassetti. Lo trovate su YouTube e sul suo sito personale, che ha fatto veramente un tutorial fantastico su questo brano, quindi molto meglio, non mi vergogno a dirlo, fatto molto meglio di quello che farò io, quindi a Roberto e a tutti gli interessati consiglio di dare un'occhiata a quel tutorial e un'occhiata alle lezioni di Marco, che è un bassista e un didatta veramente. Tra l'altro è comunque delle mie parti e è veramente forte. Quindi, prima cosa, non guardate questo tutorial, ma guardate il suo. Poi, se magari ha tralasciato le parti, non credo perché l'ho visto e mi sembra molto, molto fatto bene. Tra l'altro, con una scenografia che io mi sogno, un montaggio che io mi sogno, quindi bravo Marco, complimenti. Allora andiamo a vedere la linea. Allora io il pezzo lo sento in 6 ottavi.
Si può scrivere in 12, forse è più conveniente per certi aspetti, ma io lo sento molto. Ta 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 ta
classica, diciamo, ballad in 6 ottavi. Ok? Quindi non credo sia sbagliato dire che è in 12, però io personalmente la sento in 6, quindi chiedo anche a voi un parere. Al di là di questo, la prima cosa fondamentale è capire che la genialità di questo brano è che si basa principalmente su 3 accordi maggiori, quindi Re maggiore, Sol maggiore e La maggiore. Qui su questi 3 accordi c'è costruito tutto il brano. Guarda, da qui a dire poi che è semplice, ce ne corre. Quindi, altra caratteristica, l'ho visto suonarlo anche con le dita, quindi con normale pizzicato questo riff iniziale, però principalmente nei live mi sembra che utilizzi molto il plettro. Poi l'originale non ricordo, sinceramente l'ho sentita poco. La linea è composta da essenzialmente la caratteristica del raddoppio delle note, quindi della stessa nota, quindi re utilizza la corda a vuoto, il brano è maggiore, però ovviamente mi ricorda ad esempio un brano dei Red Hot. Se lo ricorderà, non vi dico il titolo. Tantissimi bassisti hanno usato questa tecnica della corda a vuoto. Per creare melodie, riff, groove. Quindi, primo consiglio, l'alternanza. Se volete utilizzare il plettro, che forse è più indicato per questo brano, il giro principale sono tutti sedicesimi, quindi anche se gli accenti sono ovviamente sul timing, sull'andamento del brano, quindi 6 ottavi. Non è tutto pari. Quindi fondamentale sì il metronomo per lo studio, ma poi qui è fondamentale l'andamento con la batteria, col tempo del brano. Quindi cosa fa? Allora, inizia con ad esempio, il live che ho preso io di riferimento ci mette anche un La a vuoto molto corposo, quindi il basso in questa occasione. Quindi dà una bella plettrata subito: La, Re a vuoto e Re sul settimo tasto. Cerco di essere più dettagliato possibile, però. Anche trascrivere un brano del genere non è semplice, c'è talmente tanto tanta personalità nel suonarlo che riscrivere precisamente quello che è stato fatto in un determinato live è praticamente impossibile, anche un po' inutile. Quindi interpretatelo un po' come volete. Io vi dico più o meno quello che ho sentito fare al Gallo nel live Modena Park. Mi sembra che parta appunto con La a vuoto e poi inizia questo andamento di Re a vuoto e Re sul settimo tasto. Quindi il primo esercizio potrebbe essere questo. C'è anche solo queste due note.
Se metto il metronomo, sentite che fa. Quindi andare dietro all'andamento sarebbe come se ci fosse la batteria che fa col rullante sul 4, quindi l'accento. Tre ottavi, un accento, tre ottavi, un accento. Questo è un po' l'andamento dei sei ottavi. Quindi la linea poi in vera e propria fa così, lentamente. Quindi fa accordo mi fa diesis, quindi terza maggiore e scende con mi e re ancora. Di nuovo questa cosa del corda a vuoto settimo tasto. Poi fa gli accordi Sol e La, l'armonia, quindi il Sol lo prende sul decimo tasto della corda di La, sul nono della corda di Re, quindi Sol e Si, bicordo. E La invece lo prende sul settimo tasto con La a vuoto, quindi La del settimo tasto e La a vuoto della corda. Di là. Poi riparte. Qui c'è un bending che arriva al Sol, quindi bisogna arrivare a questa nota. Quindi va a ricadere sulla uguale a prima. Poi ci aggiunge il Mi alto sul nono tasto, La si riparte, quindi la battuta in questione col bending fa così. Riparte. Questo è il giro, quindi spero di essermi spiegato abbastanza bene. Ovviamente, dicevo, si può fare anche a tutto un altro suono, ovviamente. Volendo anche col pizzicato alternato. All'inizio, per facilitarvi, potete ad esempio eliminare il bending. Fare e suonare la nota sul dodicesimo tasto. Poi quando avete preso confidenza con il riff, allora si aggiunge il bending. Altrimenti si può arpeggiare. Chitarristicamente parlando, tipo con indice medio, insomma, vedete voi come vi trovate meglio. Altra cosa, poi la strofa. Fa veramente tante variazioni, quindi spiegarle una per una ci metterei una vita. Comunque, in linea di massima, il groove è questo. Quindi segue gli accordi del brano, dell'armonia.
gioca molto con quinta, ottava. Poi il sol spesso fa, ricordo, sol e si, quindi quinto, quarto tasto, una corda di re di sol. Mette molte coste. Consiglio di mettere comunque un metronomo, una, meglio ancora una drum machine, comunque scrivete la linea di batteria. Andiamo. Ultima battuta prima della ripartenza con il riff è un po' più complicata, nel senso che fa, fa questo. Quindi re, la, la, poi sul sol fa questa linea lentamente. Oppure, quindi sarebbe sol a scala discendente sol maggiore, sol, sol, fa diesis, mi, do diesis, re, mi, do diesis, re, cioè la scala di re maggiore partendo dal sol, scusate. Quinto tasto, io la prendo qui, quinto tasto, quarto tasto del re, secondo, quarto del la, quinto del la, secondo del re, quarto e quinto del la. E riparte con il riff. Consiglio di canticchiarvela mentre la suonate, fa molto bene. Ultima cosa molto bella è che in una strofa tiene il pedale di re. Quindi, tanto di cappello a Vasco e a Gallo, io spero di aver fatto del mio meglio, però la temevo molto questa lezione perché sono una pippa col plettro e una pippa nel, diciamo, in questo tipo di riff musicali. Ho fatto del mio meglio, Roberto, ci ho provato, quindi rinnovo il consiglio a rivolgervi a didatti più esperti di me, ripeto, Marco Sassetti in primis, che saluto, vi ringrazio e poi ci vediamo al prossimo video.